Sì, beh, ci aspettavamo che fosse un inizio complicato e dovevamo essere bravi a tenere soprattutto l'impatto iniziale che Legnano poteva avere sulla partita. Poi dopo siamo stati bravi a scioglierci un po' soprattutto in attacco e a mantenere un po' le idee chiare su quello che dovevamo fare a livello difensivo. Dopodiché sì, effettivamente la partita ha preso una buona piega per noi e a parte qualche amnesia all'inizio, le prime azioni contro la zona, abbiamo poi ritrovato un po' fluidità in attacco e siamo riusciti a portarla via, che per noi era importantissima perché venivamo da una serie di partite che ci avevano un po' segnato a livello di morale, di fiducia e quindi era fondamentale andare a cercare prima possibile una vittoria. Il fatto di avere avuto delle buone percentuali questa sera sia dovuto al fatto che abbiamo giocato con umiltà in attacco, passandoci molto di più la palla rispetto ad altre volte e aspettando di muovere la difesa di Legnano e non attaccarla subito, tant'è vero che poi nel terzo quarto, quando invece siamo caduti in questo tranello, abbiamo un po' riaperto la partita. Però ripeto, venivamo da partite con molti più alti e bassi, quindi il fatto di aver avuto soltanto un piccolo inciampo durante la gara credo che sia un segnale positivo che ci portiamo via con molto piacere. Volevo dedicare questa vittoria a Simone. È il segnale, ripeto, di umiltà. Ho usato non a caso questa parola prima e non l'ho usata a caso nello spogliatoio, nel senso che comunque sia siamo stati bravi anche quando la situazione falli non era ideale a trovare risorse anche da dietro. E questo va dato merito chiaramente ai vari Busciati, a Bonessio, a tutti quelli che sono arrivati dalla panchina, a Infante, a Federico Loschi, che comunque è entrato con una personalità importante. E queste sono le cose che non dobbiamo perdere. Noi siamo una squadra che può pensare di giocare in 9 e questa cosa deve diventare un grande vantaggio a livello di mettere sul campo energia e intensità, che chiaramente qualche volta ti può anche portare a spendere dei falli anche se non proprio tra virgolette intelligenti. Nel momento in cui troviamo dalla panchina gente che arriva e che ci dà la possibilità di mantenere alto il livello della nostra intensità difensiva, chiaramente i conti cominciano a tornare. Ma quella è la parte offensiva. La parte difensiva, ci sono state tante cose pesanti, tanti sacrifici in difesa sui raddoppi in post basso di Thomas, tanti aiuti al lato debole che hanno portato a linee di passaggio sporche. Quindi è chiaro che bisogna vedere la partita su tutti e due gli aspetti. Venivamo da partite dove prendevamo 96 punti a partita, quindi chiaramente prenderne 60 stasera per noi è un segnale che ci deve far capire come dobbiamo affrontare le prossime gare.